Vita, abitudini, frequentazioni, usi e costumi che cambiano e si adeguano all'emergenza coronavirus. Le misure pensate per frenare la diffusione del contagio non risparmiano niente e nessuno. Col passare delle ore vengono aggiornate le disposizioni del governo che continua a emanare provvedimenti stringenti che interessano tutto il paese e non solo le zone rosse e arancioni che contano il maggior numero di persone infette. Oggi la Prefettura di Prato ha riunito il Comitato Straordinario per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per fare il punto sull'adozione delle ultime misure governative. 2. I provvedimenti al termine della riunione. Controlli a campione agli ingressi della città per monitorare chi arriva e controlli nei locali per accertare il rispetto delle prescrizioni. L'introduzione del divieto di ingresso senza preventiva comunicazione e dell'obbligo di quarantena per tutti coloro che provengono dalle zone rosse. Tutto questo sanzionato penalmente. Per prevenire il contagio, stop agli assembramenti e allora ecco che restano chiuse addirittura le chiese, sospese le funzioni religiose e obbligo di celebrare i funerali in forma privata, così come i matrimoni. Dalla chiesa al tempo libero, sospesi pub, sale giochi, scuole di ballo, discoteche e similari, sospese fino al 3 aprile anche le attività nelle piscine e nelle palestre comunali, mentre qualsiasi competizione sportiva è bloccata sia negli impianti pubblici che in quelli privati. Stop anche alla cultura, chiusi musei, teatri, biblioteche e monumenti come il Castello dell'Imperatore. Naturalmente sospesi anche eventi, spettacoli, concerti, manifestazioni di qualsiasi tipo. I locali aperti saranno controllati costantemente dalle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle prescrizioni. Distanza minima di sicurezza di un metro interpersonale sostanzialmente in tutte le attività pubbliche. Significa che bar, ristoranti, pizzerie, pizza e taglio, circoli, eccetera, eccetera, devono necessariamente mantenere questa distanza. Tutti, nessuno escluso, sono chiamati a fare la propria parte, contingentati gli ingressi negli uffici pubblici e ridotti allo stretto necessario, quindi se qualcosa può essere fatto a distanza per telefono o per posta elettronica, tanto meglio. Il sindaco Biffoni ha invitato tutti alla responsabilità. Io non so più come dirlo, ragazzi, cioè qui non si sta più scherzando, non è più una scelta così facoltativa. Adesso se vogliamo interrompere il percorso di questa maledetta malattia bisogna essere tutti quanti consapevoli, perché va bene le sanzioni, va bene la repressione, va bene tutto quello che vi pare, ma qui, considerando tutto quello che è una vita normale di una città, se non ci mettiamo tutti la testa e non ci mettiamo nelle condizioni di stare in casa chi può stare in casa, di limitare al massimo i contatti per chi lo può fare e soprattutto di evitare quelli che sono in più in questo momento, consapevoli del danno economico su cui interverremo e ci mancherebbe altro. Se non si fa così, ragazzi, si rischia di non fermarla. Rispettare la distanza al bar e nei negozi e in qualsiasi luogo, starnutire e tossire nel gomito, lavarsi spesso le mani, non formare affollamenti come per esempio quello di ieri al mercato in centro e di oggi pomeriggio davanti alla questura con tanta gente in fila per il permesso di soggiorno, persone appiccicate a contatto strettissimo, l'opposto di quello che viene continuamente consigliato per ridurre il rischio di contagio.